Com'è che lo conosci? Gli ho tolto la verginità. Ah, quindi vi conoscete da parecchio? No, è stato tipo 8 mesi fa. Senti, tu mi piaci. Decidi tu come essere convinto. Cosa? Come ti convinco ad accettare il lavoro. D'accordo. Dunque, c'è l'offerta lusinga. Dylan, lei ha un grande talento in quello che fa. C'è quella prendere o lasciare. Faccia come le pare, tanto io vengo pagata lo stesso. C'è quella pietosa. Vede, ho i reni malati. Perché le donne pensano che il solo modo di convincere un uomo a fare quello che vogliono sia di manipolarlo? Storia, esperienze personali, commedie romantiche. Dai, sei qui per un motivo, che tu lo voglia ammettere o no. Sì, per esaminare un'opzione. Chi non vuole conoscere le opzioni? Uno che ha una situazione perfetta. Tu hai una situazione perfetta? Di lavoro? Senza dubbio. Tutto il resto? Non sono affari tuoi. Sean! Jamie! Ciao! Come ti va, che baby? Che ci fai qui? Sean White. Sei in forma? Vai in palestra? No, sono solo ingrassata. Ah, ecco. Già. Ti va un drink? Sì! Ti prendo qualcosa. Grazie. Okay. Oh. Accanto! Attento. Scusa. Ehi, bello, è stato come un doppio abitamento a 1002. Ah, sì, identico. Sì, sì, esatto. Dylan. Jamie, mi levi questo dai piedi prima che gli spacchi la faccia in due. Scusa, mica ti ho offeso, sono un tuo fan. Ma davvero? Che cazzo vuoi? Non mi parlare come se fossi amico mio. Ma credi che sia amico di tutti perché faccio snowboard? Di un'altra parola e ti faccio saltare con la dinamite. Dinamite? Ah, guarda che scherzo, bello. Gli amici di Jamie sono amici miei. È tutto a posto, amico. Tutto a posto. Te lo dico sottovoce, sei un uomo morto. Ci vediamo dopo. Ciao, tesoro. Sean White sembra uno forte. Che tipo? Com'è che lo conosci? Gli ho tolto la verginità. Ah, quindi vi conoscete da parecchio? No, è stato tipo 8 mesi fa. Wow. E è così riccio anche in basso? No, anzi, è tabula rasa, non so se mi spiego. Mio Dio, che visione tremenda. Sto scherzando, comunque, è solo un mio vecchio amico. Usate lo stesso balsamo. Ha davvero dei bei capelli. Salve, 2 numero 6 con salsa extra. Che stai cercando? La polizia, muoviti. La polizia? Sì. Dai, sbrigati. Dove mi stai portando? Lo vedrai. I tuoi spazi aperti. Corri, gazzella! Corri! Wow! È incredibile! Lo so. Ok, su Seinfeld non c'era. Tuo padre che ne dice di tutto questo? Di che cosa? Beh, ce l'avrà un'opinione. Ha scritto su Los Angeles Times per 23 anni. Hai fatto i compiti a casa? Ho una cosa strana in ufficio, si chiama Google. Dai, che ne dice di questo lavoro? Non lo so, non gliel'ho chiesto. Beh, si vede che lo sai già. Mi direbbe di seguire il mio istinto e che sarebbe fiero di me in qualunque caso. Sembra un tipo eccezionale. Sì, lo è. Ehi! Vuoi vedere una cosa fichissima? Io voglio sempre vedere una cosa fichissima, ma... Vieni. Ok. Ah, l'unico posto a New York in cui puoi vedere le stelle. Wow. Già. È spettacolare. Lo so. Io qui vengo a pensare. Quando laggiù diventa troppo pesante per me è... tipo la versione newyorkese di una vetta. Ma la cosa migliore è che il cellulare non prende. Ah. Ci porti tutte le reclute? Veramente non ci ho mai portato nessuno. Sul serio? Sì. Grazie. Se ne parli con qualcuno, ti strappo le orecchie e te le attacco al collo con la spillatrice. In questa città sembrate tutti così violenti. Dai, andiamo. C'è un'ultima fermata. Ma cominciamo a stare bene. Sì, lo so. Forza, bello. È New York, alza i tacchi. Oh. Muoviti. Thank you.